Il marito di Meghan Markle è pronto all'uscita del libro Spare, ma prima ci tiene a svelare altre dinamiche legate a Buckingham Palace. Ancora tensioni per Buckingham Palace a pochi giorni dall'uscita dell'autobiografia del principe Harry, intitolata Spare. Il figlio di Re Carlo e di Lady Diana ha deciso di rilasciare nuove interviste prima di lanciare un altro dei suoi colpi. Da quando hanno lasciato la corona, Harry e Meghan Markle hanno trascorso le loro giornate pianificando progetti per svelare le loro versioni sulle dinamiche legate a Buckingham Palace. Dopo le inedite interviste e la docuserie Harry e Meghan di Netflix, ci mancava solo un'autobiografia. Dopo l'uscita del libro del principe Harry, i rapporti tra lui e il fratello William, futuro re, subiranno una netta rottura. Almeno questo è ciò che una fonte ha anticipato al Sunday Times. Eppure il marito di Meghan Markle in una nuova intervista ha ammesso che vorrebbe riavere al suo fianco la sua famiglia. Sì, i suoi familiari, ma non tutto ciò che ruota intorno a loro. Un desiderio che non potrebbe mai realizzarsi. In un'intervista per i TV News, al giornalista 10 Tom Bradby, Harry ha spiegato: «Vorrei riavere mio padre, vorrei riavere mio fratello. Voglio una famiglia, non un'istituzione». Quel padre e quel fratello che, a detta sua, non avrebbero mai cercato di trovare con lui un punto di incontro. Sebbene abbia detto di voler ritrovare con loro un rapporto, il principe Harry continua a restare fermo nella sua posizione. Infatti, il marito di Meghan Markle si è lasciato andare all'ennesimo affondo, esplodendo nuovamente contro la sua famiglia. Sentono come se fosse meglio additarci come cattivi, non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi, ha dichiarato. Questa intervista andrà in onda negli Stati Uniti nella serata di domenica 8 gennaio 2023, a due giorni dalla pubblicazione della sua autobiografia Spare. Harry ha raccontato di aver più volte cercato l'aiuto della sua famiglia durante i momenti più difficili, in particolar modo quando lui e Meghan subivano attacchi.